Quest'anno, anche se la città di Betlemme è vuota e senza pellegrini, il significato dell'Epifania non cambia, perché è sempre la manifestazione di Gesù a tutte le genti. Il 5 gennaio Betlemme ha accolto, accompagnato da diversi gruppi di scout, il custode di Terra Santa, Fra Francesco Patton. Il suo ingresso solenne in città ha dato inizio alla celebrazione dell'Epifania. Una celebrazione semplice, riservata a poche decine di fedeli e rappresentanti delle autorità civili, a causa delle restrizioni imposte per la pandemia di coronavirus. I vespri solenni sono stati poi seguiti dalla processione verso la grotta della Natività, dove il bambino Gesù era stato deposto la notte di Natale. Questo è un momento molto difficile che noi viviamo e sappiamo che ancora per diversi mesi dovremo in qualche modo stringere i denti per continuare a portare avanti noi la nostra missione come custodia di Terra Santa e i cristiani locali per poter continuare a vivere e mantenere viva la presenza cristiana qui in Terra Santa. Ma tutti noi attingiamo forza e attingiamo speranza proprio dalla presenza di Gesù dentro la nostra vita e dentro la nostra storia. Lui è nato povero e quindi non ci spaventa se ci sono dei momenti nei quali le risorse economiche si riducono o vengono meno. Lui si è fatto servo fin da bambino. Nella mattinata del 6 gennaio, Fra Francesco Patton ha presieduto la messa solenne. Impariamo a guardare a tutta l'umanità, ha detto il custode nella sua omelia, come ad un'umanità di fratelli. Tutta l'umanità è chiamata a inginocchiarsi davanti al bambino di Betlemme. Tutta l'umanità, ha proseguito, è chiamata a offrirgli l'oro, cioè a riconoscerlo come l'unico signore della propria vita, a offrirgli l'incenso, cioè a riconoscerlo come il vero Dio che si presenta a noi con il volto di un bambino, a offrirgli la mirra, cioè a riconoscere che questo nostro Signore e Dio ha scelto di condividere tutta la nostra esistenza, compresa la sofferenza e la morte. A noi cristiani piace celebrare le festività natalizie qui a Betlemme, ma quest'anno è stato molto difficile. Oggi la chiesa era piena, ma negli anni passati era molto più affollata. A causa delle condizioni che stiamo attraversando da quando il virus è arrivato anche nella città di Betlemme, molti hanno avuto paura di venire. D'altra parte noi, come cristiani, non dovremmo trascurare le nostre feste e le celebrazioni. Dobbiamo sentire viva la presenza del Signore affinché la sua benedizione ricada su di noi e la vita possa ritornare alla normalità. La celebrazione si è conclusa con la processione verso la grotta della Natività, passando dal chiostro di fronte alla chiesa di Santa Caterina. Come ogni anno, i frati della custodia di Terra Santa hanno portato dalla mangiatoia la statua di Gesù bambino in trono, mentre i bambini, accolti dalle suore del Verbo incarnato, attendevano i doni. È un giorno speciale perché Epifania significa manifestazione di Cristo. Oggi come domani, Lui ci chiede di mostrare amore con la nostra vita. Dovunque andremo, porteremo avanti la nostra missione con correttezza e siamo grati a Dio per l'opportunità che ci ha dato di servire Betlemme per tutti questi anni. Se non lo pensassi, non pensassi le potenzialità, non credessi alle potenzialità di quella zona là, non lo farei. Però in tempi non sospetti ho dichiarato pubblicamente che volevo candidarmi a 70 anni. Se avrò raccontato tutto quello che dovevo raccontare, mi volevo candidare a sindaco di Trapani, perché, ripeto, c'è una potenzialità in tutta quella zona, nella città di Trapani, in tutta quella zona che è. Ti salta agli occhi quando la vedi, poi tutto il paese, tutta l'Italia, la Sicilia è un continuo che peccato, che potenzialità, ma lì è proprio te la sbatto in faccia. Quindi quando il sindaco mi ha chiesto di fare del testimonial, tra virgolette, di appoggiare come se spostassi molto, però insomma l'ho fatto molto volentieri, perché ripeto, l'idea è di candidarmi a sindaco di Trapani vecchiaia. Perché dove ti giri c'è una cosa che ti lascia a bocca aperta,
già com'è fatta, cioè, sembra proprio che si getta in acqua con sto sole, questa palla che scende. E poi veramente è chiaro, la cosa che mi piace molto, che è molto africana, cioè quello veramente, quello che probabilmente la gente del nord si aspetta, cioè molto Nord Africa, e anche la parte moderna, che non è bella come tutte le parti moderne di tutte le città d'Italia, però ha qualcosa di esotico. A me piace anche la parte moderna di Trapani. In Italia la curva dei contagi ha rallentato la decrescita e ha avuto una controtendenza in questa settimana. Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro durante la conferenza stampa la scorsa settimana sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia. C'è un incremento della velocità di crescita dei casi, ha spiegato, come indica l'indice R con T, che è sopra 1 in molte regioni. In quasi tutte le regioni il trend dei casi è dunque in crescita, con sovraccariche per i servizi assistenziali. Brusaferro ha quindi sottolineato la necessità di porre massima attenzione nelle misure da adottare. Passano intanto in area arancione le regioni Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato infatti venerdì scorso una nuova ordinanza andata in vigore a partire da domenica 10 gennaio. Al momento abbiamo accesso a 300 milioni di dosi del vaccino Pfizer. Ora abbiamo concordato di estendere il contratto con Pfizer e potremo acquistare fino a 300 milioni di dosi aggiuntive di questo vaccino, raddoppiando la disponibilità. Ad annunciarlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso di un punto stampa a Bruxelles. Intanto, dopo l'ok dell'Agenzia Europea del Farmaco, arriva il via libera anche di AIFA per l'immissione in commercio in Italia del vaccino Moderna. Dopo quello di Pfizer, i due sieri sono a base di RNA. Il vaccino Moderna, come quello Pfizer, contiene istruzioni genetiche per costruire una proteina del coronavirus, la Spike, che gli consente di penetrare nelle cellule. Quando viene iniettato nelle cellule, il vaccino fa sì che queste producano proteine che poi vengono rilasciate nel corpo e provocano una risposta dal sistema immunitario. Il programma per la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 prevede 5,9 milioni di vaccinati entro fine marzo, 13,7 milioni ad aprile e 21,5 milioni entro fine maggio, e si può completare la vaccinazione volontaria entro agosto. Lo ha fatto sapere il commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri durante il vertice Governo-Regioni. Nel corso della riunione Arcuri ha anche spiegato che per la somministrazione del vaccino Pfizer invierà da subito 1.500 operatori tra medici e infermieri, a integrazione dei 3.800 già operativi nelle singole regioni. La suddivisione sarà in base alla popolazione. L'Italia intanto è seconda in Europa dopo la Germania e all'ottavo posto nella classifica mondiale per numero di vaccinazioni. Inversione della curva con casi in aumento del 26,7%, 114.132 rispetto a 90.117 dopo 6 settimane consecutive di calo e a fronte di una discesa dei tamponi e quindi dei casi testati di oltre il 20%. Nuova risalita dei decessi, 3.300, pari a più 3,6%, e pressioni stabili sugli ospedali, con area medica e terapie intensive sopra la soglia di saturazione in metà delle regioni. Questo è il bilancio dell'epidemia di Covid-19 tracciato dalla Fondazione Gimbe per la settimana 29 dicembre-5 gennaio. Si intravede l'inizio della terza ondata, ha detto il presidente Nino Cartabellotta, con numeri troppo elevati per riprendere il tracciamento. Mentre a livello globale si contano oltre 87 milioni di contagi di Covid-19, gli Stati Uniti, primi al mondo per numero totale di casi e vittime, sono ancora il paese che ha registrato il numero maggiore di nuove infezioni di coronavirus in 24 ore. In Europa preoccupa il Regno Unito, secondo con più di 60.000 nuovi casi, mentre l'Italia è al nono posto nella lista.
è quanto emerso dai dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità aggiornati al 6 gennaio. Nel mondo, quindi, il paese che ha registrato più nuovi contagi in 24 ore sono gli Stati Uniti. Secondo l'OMS sono stati 173.375 in un giorno. Gli USA sono il paese più colpito al mondo per casi totali, oltre 21.299.000, e vittime più di 361.000. Nel Regno Unito si registrano invece 60.916 nuovi casi in 24 ore. Le frontiere della Società Italiana di Neurochirurgia nel trattamento dei tumori cerebrali non possono prescindere dalle tecniche e dalle tecnologie. Ne è convinto Paolo Cappabianca, presidente della SINC e direttore della divisione di neurochirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, intervistato dall'agenzia Dire. In alcuni paesi che investono più di noi, ad esempio gli Stati Uniti, ha fatto sapere Cappabianca, i neurochirurghi sono regolarmente iscritti a programmi di scienze di base proprio nelle prime fasi della loro formazione. Quello dello scienziato e del chirurgo di sala operatoria, dunque, non sono due elementi separati ma affiancati. Le dorsali lungo cui si muove la SINC sono quindi legate alla collaborazione con altri settori scientifici. Oggi più che mai la neurochirurgia funzionale non può fare a meno di rapporti strettissimi con l'ingegneria, la statistica, la matematica e la radiologia. Questa collaborazione con le altre discipline, ha concluso Cappabianca, è indispensabile. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it. Quest'anno, anche se la città di Betlemme è vuota e senza pellegrini, il significato dell'Epifania non cambia, perché è sempre la manifestazione di Gesù a tutte le genti. Il 5 gennaio Betlemme ha accolto, accompagnato da diversi gruppi di scout, il custode di Terra Santa, Fra Francesco Patton. Il suo ingresso solenne in città ha dato inizio alla celebrazione dell'Epifania. Una celebrazione semplice, riservata a poche decine di fedeli e rappresentanti delle autorità civili, a causa delle restrizioni imposte per la pandemia di coronavirus. I vespri solenni sono stati poi seguiti dalla processione verso la grotta della Natività, dove il bambino Gesù era stato deposto la notte di Natale. Questo è un momento molto difficile che noi viviamo e sappiamo che ancora per diversi mesi dovremo in qualche modo stringere i denti per continuare a portare avanti noi la nostra missione come custodia di Terra Santa e i cristiani locali per poter continuare a vivere e mantenere viva la presenza cristiana qui in Terra Santa. Ma tutti noi attingiamo forza e attingiamo speranza proprio dalla presenza di Gesù dentro la nostra vita e dentro la nostra storia. Lui è nato povero e quindi non ci spaventa se ci sono dei momenti nei quali le risorse economiche si riducono o vengono meno. Lui si è fatto servo fin da bambino. Nella mattinata del 6 gennaio, Fra Francesco Patton ha presieduto la messa solenne. Impariamo a guardare a tutta l'umanità, ha detto il custode nella sua omelia, come ad un'umanità di fratelli. Tutta l'umanità è chiamata a inginocchiarsi davanti al bambino di Betlemme. Tutta l'umanità, ha proseguito, è chiamata a offrirgli l'oro, cioè a riconoscerlo come l'unico signore della propria vita, a offrirgli l'incenso, cioè a riconoscerlo come il vero Dio che si presenta a noi con il volto di un bambino, a offrirgli la mirra, cioè a riconoscere che questo nostro Signore e Dio ha scelto di condividere tutta la nostra esistenza, compresa la sofferenza e la morte. A noi cristiani piace celebrare le festività natalizie qui a Betlemme, ma quest'anno è stato molto difficile. Oggi la chiesa era piena, ma negli anni passati era molto più affollata. A causa delle condizioni che stiamo attraversando da quando il virus è arrivato anche nella città di Betlemme,
molti hanno avuto paura di venire. D'altra parte noi, come cristiani, non dovremmo trascurare le nostre feste e le celebrazioni. Dobbiamo sentire viva la presenza del Signore affinché la sua benedizione ricada su di noi e la vita possa ritornare alla normalità. La celebrazione si è conclusa con la processione verso la grotta della Natività, passando dal chiostro di fronte alla chiesa di Santa Caterina. Come ogni anno, i frati della custodia di Terra Santa hanno portato dalla mangiatoia la statua di Gesù bambino in trono, mentre i bambini, accolti dalle suore del Verbo incarnato, attendevano i doni. È un giorno speciale perché Epifania significa manifestazione di Cristo. Oggi come domani, Lui ci chiede di mostrare amore con la nostra vita. Dovunque andremo, porteremo avanti la nostra missione con correttezza e siamo grati a Dio per l'opportunità che ci ha dato di servire Betlemme per tutti questi anni. Se non lo pensassi, non pensassi le potenzialità, non credessi alle potenzialità di quella zona là, non lo farei. Però in tempi non sospetti ho dichiarato pubblicamente che volevo candidarmi a 70 anni. Se avrò raccontato tutto quello che devo raccontare, mi volevo candidare a sindaco di Trapani, perché, ripeto, c'è una potenzialità in tutta quella zona, nella città di Trapani, in tutta quella zona, che è... ti salta agli occhi quando la vedi. Poi tutto il paese, tutta l'Italia, la Sicilia è un continuo che peccato, che potenzialità, ma lì è proprio te la sbatto in faccia. Quindi quando il sindaco mi ha chiesto di fare del testimonial, tra virgolette, di appoggiare, come se spostassi molto, però insomma l'ho fatto molto volentieri, perché ripeto, l'idea è di candidarmi a sindaco di Trapani vecchiaia. Perché dove ti giri c'è una cosa che ti lascia a bocca aperta. Già come è fatta, sembra proprio che si getta in acqua con sto sole, con questa palla che scende. E poi c'è la cosa che mi piace molto, che è molto africana. Cioè quello veramente, quello che probabilmente la gente del nord si aspetta. Cioè molto Nord Africa. E anche la parte moderna, che non è bella come tutte le parti moderne di tutte le città d'Italia, però ha qualcosa di esotico. A me piace anche la parte moderna di Trapani. In Italia la curva dei contagi ha rallentato la decrescita e ha avuto una controtendenza in questa settimana. Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro durante la conferenza stampa la scorsa settimana sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia. C'è un incremento della velocità di crescita dei casi, ha spiegato, come indica l'indice R con T, che è sopra 1 in molte regioni. In quasi tutte le regioni il trend dei casi è dunque in crescita, con sovraccariche per i servizi assistenziali. Brusaferro ha quindi sottolineato la necessità di porre massima attenzione nelle misure da adottare. Passano intanto in area arancione le regioni Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato infatti venerdì scorso una nuova ordinanza andata in vigore a partire da domenica 10 gennaio. Al momento abbiamo accesso a 300 milioni di dosi del vaccino Pfizer. Ora abbiamo concordato di estendere il contratto con Pfizer e potremo acquistare fino a 300 milioni di dosi aggiuntive di questo vaccino, raddoppiando la disponibilità. Ad annunciarlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso di un punto stampa a Bruxelles. Intanto, dopo l'ok dell'Agenzia Europea del Farmaco, arriva il via libera anche di AIFA per l'immissione in commercio in Italia del vaccino Moderna. Dopo quello di Pfizer, i due sieri sono a base di RNA. Il vaccino Moderna, come quello Pfizer, contiene istruzioni genetiche per costruire una proteina del coronavirus, la Spike, che gli consente di penetrare nelle cellule. Quando viene iniettato nelle cellule, il vaccino fa sì che queste producano proteine che poi vengono rilasciate nel corpo e provocano una risposta dal sistema immunitario.
Il programma per la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 prevede 5,9 milioni di vaccinati entro fine marzo, 13,7 milioni ad aprile e 21,5 milioni entro fine maggio e si può completare la vaccinazione volontaria entro agosto. Lo ha fatto sapere il commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri durante il vertice Governo-Regioni. Nel corso della riunione Arcuri ha anche spiegato che per la somministrazione del vaccino Pfizer invierà da subito 1.500 operatori tra medici e infermieri a integrazione dei 3.800 già operativi nelle singole regioni. La suddivisione sarà in base alla popolazione. L'Italia intanto è seconda in Europa dopo la Germania e all'ottavo posto nella classifica mondiale per numero di vaccinazioni. Inversione della curva con casi in aumento del 26,7%, 114.132 rispetto a 90.117 dopo 6 settimane consecutive di calo e a fronte di una discesa dei tamponi e quindi dei casi testati di oltre il 20%. Nuova risalita dei decessi, 3.300, pari a più 3,6% e pressioni stabili sugli ospedali, con area medica e terapie intensive sopra la soglia di saturazione in metà delle regioni. Questo è il bilancio dell'epidemia di Covid-19 tracciato dalla Fondazione GIMBE per la settimana 29 dicembre-5 gennaio. Si intravede l'inizio della terza ondata, ha detto il presidente Nino Cartabellotta, con numeri troppo elevati per riprendere il tracciamento. Mentre a livello globale si contano oltre 87 milioni di contagi di Covid-19, gli Stati Uniti, primi al mondo per numero totale di casi e vittime, sono ancora il paese che ha registrato il numero maggiore di nuove infezioni di coronavirus in 24 ore. In Europa preoccupa il Regno Unito, secondo con più di 60.000 nuovi casi, mentre l'Italia è al nono posto nella lista. È quanto emerso dai dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità aggiornati al 6 gennaio. Nel mondo, quindi, il paese che ha registrato più nuovi contagi in 24 ore sono gli Stati Uniti. Secondo l'OMS sono stati 173.375 in un giorno. Gli USA sono il paese più colpito al mondo per casi totali, oltre 21.299.000, e vittime più di 361.000. Nel Regno Unito si registrano invece 60.916 nuovi casi in 24 ore. Le frontiere della Società Italiana di Neurochirurgia nel trattamento dei tumori cerebrali non possono prescindere dalle tecniche e dalle tecnologie. Ne è convinto Paolo Cappabianca, presidente della SINC e direttore della divisione di neurochirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, intervistato dall'agenzia Dire. In alcuni paesi che investono più di noi, ad esempio gli Stati Uniti, ha fatto sapere Cappabianca, i neurochirurghi sono regolarmente iscritti a programmi di scienze di base proprio nelle prime fasi della loro formazione. Quello dello scienziato e del chirurgo di sala operatoria, dunque, non sono due elementi separati ma affiancati. Le dorsali lungo cui si muove la SINC sono quindi legate alla collaborazione con altri settori scientifici. Oggi più che mai la neurochirurgia funzionale non può fare a meno di rapporti strettissimi con l'ingegneria, la statistica, la matematica e la radiologia. Questa collaborazione con le altre discipline, ha concluso Cappabianca, è indispensabile. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.